Buongiorno a tutti, ben ritrovati, spero che le vacanze siano state serene. Ripartiamo con quest'anno con i video su YouTube, ripartendo da un argomento importante e interessante che l'anno scorso per qualche ragione non siamo riusciti a coprire. La famosissima scala diminuita che in qualche modo vi ho anticipato nella introduzione. La scala diminuita è un accordo, è una scala simmetrica, significa che è formata dalla ripetizione costante di due intervalli e viene fuori come tutte le scale, quelle fondamentali, quelle che abbiamo studiato fino ad ora, dalla sovrapposizione delle note dell'accordo con l'estensione dell'accordo, in modo tale che ovviamente l'insieme diatonico che ne viene fuori, che è formato dalle note dell'accordo e dall'estensione dell'accordo, quindi tutte le note dell'accordo, suoni bene quando la si percorre, la si esplora su l'accordo in questione. Quindi l'accordo è Do diminuito, l'estensione, come sappiamo, è l'accordo, la triade qua, in questo caso addirittura tutta la quadriade, un tono sopra, e quindi viene fuori questo insieme qua. Note dell'accordo, estensione, se le sommiamo viene fuori questo accordo qua, questo insieme di note, questa scala qui, ok? Ora se la vediamo, questa scala è formata da una sequenza ripetitiva di tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono e semitono. Ok, quindi tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono. Ok? Nonostante la costruzione semplicissima, molto facile da comprendere, in realtà poi questa semplicità non la ritroviamo quando andiamo a cercare di vedere questa scala, perché è strana rispetto alle scale, cioè quattro semitoni, tutta storta. E quindi esiste invece un modo molto semplice per visualizzare questa scala, ed è semplicemente dividerla in due parti. Do diminuito, abbiamo detto tono, semitono, tono. Ora dovreste notare che queste quattro note in realtà sono le prime quattro note della scala di Do minore. Questo oggetto ha un nome, si chiama tetracordo dorico o tetracordo minore, tetracordo, quattro note. Ok? Ora se continuiamo e andiamo nella parte superiore, notiamo che succede la stessa cosa, tono, semitono, tono, quindi alla fine dei conti questo è un pezzettino, le prime quattro note della scala minore di Fa diesis. Quindi Do diminuito, accordo, ok? Lo trovo, lo suono, molto molto comodo da vedere, perché sono, in realtà riutilizziamo due oggetti che conosciamo già, che sono la prima metà della scala di Do minore e la prima metà della scala di Fa diesis minore. Quindi ovviamente il rapporto intervallare sarà sempre lo stesso, nel senso che se noi volessimo suonare Re diminuito, avremo le prime quattro note della scala minore che parte dalla prima e le prime quattro note della scala minore che parte dalla quarta più quinta bemolle, come vi fa comodo chiamarla. Quindi sarà, nel caso di Re diminuito, la scala sarà Re minore per quattro note e La bemolle minore per quattro note. Le prime quattro note della scala minore che parte dalla prima, le prime quattro note della scala minore che parte dalla quarta più. Cosa significa diminuito o dominante? Significa che è una scala che si suona sull'accordo di Do settima di dominante e non Do diminuito, che è quella poi che ho suonato nell'introduzione. Ok, ora se andiamo a vedere qui, mettiamo un Do settima qui e andiamo a vedere semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, che cosa succede? Ovviamente succede una cosa molto simile. Abbiamo le prime quattro note della scala di Do diesis minore e le prime quattro note della scala di Sol minore. Non so se l'avete sentito, è passato un indemoniato sulle motociclette che dovrebbero vietare, secondo me, almeno negli ambienti urbani. Comunque, scusate l'interruzione. Quindi Do diesis minore e Sol minore, ok? Quindi, riassumendo, due scale diminuite,
Sull'accordo diminuito si applica quella che viene chiamata scala diminuita propria, che è tono, semitono, tono, semitono, ed è formata dal tetracordo minore sulla prima e tetracordo minore sulla quarta più. Nel caso dell'accordo di dominante, invece, si suona la diminuita di dominante, che funziona nello stesso modo, ma è formata dal tetracordo minore un semitono sopra e del tetracordo minore dalla quinta. Ok? Accordo diminuito, tetracordo minore dalla prima e dalla quarta più. Accordo di settima di dominante, tetracordo un semitono sopra e dalla quinta. Si spostano di mezzo tono. Ok. Ora, questa cosa qua rende molto, molto, molto comoda la visualizzazione. Vedete che io sto tutto in do diesis minore qua. Se vado su, entro nello spazietto sol minore. Se voglio continuare, rientro in do diesis. Sol minore, do diesis minore, sol minore, do diesis minore. Ok? Questa è la costruzione. Ora, invece di perdersi, diciamo, in ginepraio come al solito teorici, ma si può suonare la scala diminuita di dominante, però c'è la nona bemolle, però c'è la tredicesima nota, tutte queste cose. Ora, io consiglio vivamente di suonarla sta scala diminuita. Suonarla su tutti gli accordi di settima possibile e immaginabile, alterati, semialterati, molto alterati, diciamo furiosi, insomma come li trovate, va bene, e imparare a gestire questa sonorità. Nel mentre esplorate, cercate di visualizzare queste due metà della scala. Quindi, ripeto, do settima, sto parlando di quella di dominante, ma ovviamente funziona tale e quale sulla scala quella diminuita proprio sull'accordo di do diminuito. Cerchiamo. Che ho fatto qua? Abbiamo fatto il video. L'ultimo video dell'anno scorso è stato quello là sugli approcci cromatici segreti della lingua del fraseggio. Cioè, e questa cosa qua. Che cosa significa? Là che cosa dicevamo? Dicevamo che fondamentalmente un insieme armonico, un luogo armonico che è un accordo, definisce un luogo melodico. Significa che si associa da un punto di vista sonoro un luogo melodico diatonico, ok, dove le note stanno più vicine, ok, e queste note spesso e volentieri sono la somma delle note dell'accordo più delle estensioni, ok. E questo è un primo passo, quindi, come abbiamo detto, una densità armonica dove le note stanno, diciamo, una terza bemolle, una terza, insomma, più o meno a una terza, è un luogo melodico in cui più o meno le stesse note, a volte quasi esattamente, a volte qualcuna sì e qualcuna no, formano un luogo diatonico, quindi con note più vicine, toni, semitoni, e si formano delle scale. Ok, e questo è l'impianto, questa è sempre la cosa. Però, per fare, diciamo, i fatti fighi, diciamo, bisogna ovviamente addensare queste note. Addensare significa, è piaciuta molto questa espressione, quindi la ripeto, imbottire l'accordo o imbottire la scala con quelle altre notine che stanno in mezzo alle note della scala o alle note dell'accordo. Sull'accordo chiaramente c'è molto più spazio, sulla scala c'è meno spazio perché sono toni e semitoni, quindi al massimo c'è una nota che puoi giostrare e giocare. Quindi questa cosa funziona perfettamente anche sulla scala diminuita, che ha quattro toni, giusto? La faccio descendere che è più facile da vedere. Quindi do settima diminuita di dominante, la scala semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono. Come la vediamo? Con il tetracordo minore, il pezzettino di scala minore un semitono sopra e il pezzettino di scala minore dalla quinta. Ok, fino a qua ci siamo. Ora, questo modo di vederla comunque ci fa ancora meglio vedere dove stanno gli spazietti, dove stanno i toni. E quindi nei toni inseriamo questi famosi approcci cromatici. La vediamo questa? Do, si bemolle, la sol.
Fa minore. Ok? Questo è un po' il concetto. Quindi, i passaggi sono avere un'idea chiara quando arriva un X accordo, in quali luoghi melodici, scale, arpeggio, possiamo esplorare. E all'interno di questi luoghi come possiamo esplorare non solo i luoghi a sé, quindi le note dell'arpeggio di Do settimo, le note della scala di Do settimo di unità o qualsiasi altra cosa vogliamo suonare, ma come questi luoghi li possiamo esplorare addensando sia la scala che l'arpeggio. Questo è il concetto. Alla fine del video vi rimetto la base su cui ho suonato all'inizio, e quella base fondamentalmente è Fa minore e Do settimo alterato, ok? Quindi potete suonare, se ve la rivedete ora l'introduzione, vedete, io suono fondamentalmente Fa minore dorico, la pentatonica di Fa minore, eccetera, eccetera, e su Do settima quasi esclusivamente la scala diminuita di dominante di Do settima, ok? Io suono questa cosa qua. Ora, se vedete, probabilmente, ora non mi ricordo come l'ho fatto, però è molto probabile che io non abbia rispettato, diciamo, pedissequamente la durata degli accordi, ok? Cioè, che cosa significa? Significa che non ho suonato esclusivamente la diminuita di Do settima quando suona Do e la pentatonica di Fa o la scala minore di Fa quando suona Fa. Questi due insiemi, cioè la struttura armonica che fa Fa, Do settima, e il mio percorrere gli insiemi melodici sono, diciamo, in qualche modo fluidi. Ok, non c'è bisogno di rispettare tassativamente la durata dell'accordo esplorando il luogo melodico correlato a quell'accordo. Non c'è bisogno di questa cosa perché l'orecchio spesso ci chiede di fare invece un'estensione, di andare... Avete visto che è successo? Qua io sono andato a Fa, però ho continuato a suonare la diminuita. Perché? Perché ci stava, arriva quel secondo dopo. Ecco, queste sono le indicazioni che vi vorrei dare. Provate a esplorarla e mi raccomando, ho scoperto questa cosa incredibile, che molte persone vedono il canale, vedono il video, ma non si iscrivono al canale, per cui ne vedono uno solo, due solo. Invece, se andate a vedere nel canale, ci stanno decine di video che trattano un sacco di argomenti, quindi la cosa migliore è andare sul canale. Quando esce il video c'è sotto scritto iscriviti, vi iscrivete, premete la campanella, così quando io pubblico un video voi lo sapete, ed esplorate il canale, che vi assicuro c'è un sacco di roba. Ok? Anche nel caso che uno eventualmente poi mi voglia chiamare per fare lezione, è suggeribile, consigliabile che mi chiama e si vede i video, no? Se no cominciamo di nuovo da come si fanno le scale di diesis, dei bemolle, eccetera. E diciamo, la mia colite, diciamo, potrebbe anche subire delle gravi conseguenze. Insomma, quindi andatevi a vedere i video del canale, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e ci vediamo al prossimo video. A questo punto vi lascio la base per 4-5 minuti, quella dell'inizio. Vi vedete la mia introduzione e poi andate avanti e provate a improvvisare su questa base qua, che chiaramente non è ding zing ding, l'avete sentito, cioè, anche basta, insomma, diciamo, no, voglio dire, un pelino più modernina, un po' più fanchina, ok? È stato molto piacevole ricominciare, spero di vedervi tutti presto, buon lavoro e come sempre, buon divertimento.